Seconda parte di Nero su Bianco Estate, è rimasto con noi Piero Franchini. In realtà, Piero, ci siamo spostati nel frattempo. Sì, ci siamo da spostati. Ponte Buriano. Queste sono le nostre ferie. Verremo qui a fare le ferie, quindi cioè, le nostre vacanze saranno. Ecco, quindi. Siamo alla Casa dell'Energia, che ormai è un luogo simbolo, è diventato di Arezzo per tanti incontri interessanti. Dove ci è venuto a trovare Glauco Ciacci del Fotoclub della Chimera. Benvenuto. Grazie. Perché? Che cosa ci ha portato? Mentre salutiamo Mirko che dall'alto veglia su di noi. Glauco, che voti porti? Le foto. Ma che foto ci hai portato? Le foto vecchie, le foto antiche, le foto storiche. Io vi ho portato il fotoclub. Sì. Le foto di quando lui era ragazzo. ero in fascia, ma insomma, ci sono sempre stato io. Il fotoclub perché, diciamo che il prossimo anno il fotoclub compie 50 anni. Ah. Il 15 novembre del 69 è nato. È più grande di Fabio. È più grande, sì. Anche insomma. Sì, praticamente sì. Credo che sia un obiettivo molto importante, una piccola attività come la nostra, è una cosa di nicchia, anche se siamo particolarmente orgogliosi di essere un'attività culturale. Perché il nostro fotoclub ha alcune eccellenze, guadagnate nel tempo, tra cui una forse la più importante dal punto di vista è il mantenimento della memoria storica di Arezzo. Noi abbiamo un archivio che è nato per un'intuizione straordinaria del sindaco Ducci e del presidente Abate nel 1973 di fare questa emeroteca del comune che non c'era, non esisteva, una storia fotografica, e nacque questo archivio che poi dopo le vicissitudini sono un po' cambiate, la legge Ronchey, l'archivio si è estremamente ampliato, nacquero allora 700 fotografie, i cittadini aretini portarono, che furono invitati appunto a votare i cassetti delle loro foto, furono raccolte in pochissimi mesi 700 fotografie catalogate, rifotografate, con le negative, quindi, e fu fatta una straordinaria mostra fotografica nel Palazzo Guillichini, Arezzo ieri. Noi abbiamo tutte le fotografie di quell'evento, con l'inaugurazione, una cosa straordinaria. Abbiamo anche tutte le fotografie originali dell'epoca, stampate in chimico, stampate dai soci del fotoclub, non dai cosiddetti professionisti, proprio con amore, con carta camoscino si chiamava allora, tutte in bianco e nero, e anche dei grandi pannelli che ancora adornano il fotoclub. Da allora che l'archivio è cresciuto veramente in un modo incredibile. Ora si può vantare già, poi naturalmente internet, ci sono in internet 2.800 fotografie, 2.841 fotografie, che è un sito www.fotoantiquaria.it, facilmente consultabile anche con il tablet, con lo smartphone, e ci sono delle chiavi di ricerca dentro le quali si trovano. Io qui ho portato una piccolissima... Siamo al Prato, zona del Prato. Poi guarda, il Prato 1925, questi ragazzi, è cascata una questa volta l'ha battuto il vento, non la motosega. Non c'era l'assessore all'epoca. No, c'era l'assessore, ma non so come si chiamava. Forse non esistevano neanche. Non motosega, perché allora non c'erano le motoseghe. Non esistevano, per cui così tanto si fa. Però per, vedi che cadevano lo stesso. No, ma guardate che dimensione che ha questa pianta. Per cui qui nel 1925 questa cosa è veramente bella, dietro il Duomo, e questa è una fotografia fatta da un fotoamatore purtroppo non noto, però noi stiamo cercando anche di risalire un pochino alle origini. Questa è un'altra. Mi sembra un po' una faccia in bartello questa. Sembra anche il simbolo della cosa, no? Dell'atomica, il simbolo atomico, no? Anche questo è 1930, qui appena il Prato, e appena ancora appena i pini sono piccoli, il tuo è lo stesso, il monumento è spettacolarmente bianco, è appena costruito, proprio dopo l'inaugurazione, infatti nel 1928, venne 1828, venne anche il re Vittorio Emanuele III a fare questa inaugurazione, abbiamo anche quelle fotografie. Se tu senti, Ciacci, è sempre polemico, perché il monumento bianco, perché ora non è bianco? Ho detto candido, era appena fatto, non era bianco allora, aveva appena due anni quel poteva fare. Ecco, questa invece è una classica fotografia, e io qui apro una piccola parentesi. Vedi, questa è una fotografia di per sé stesso, molto probabilmente un fotoamatore l'avrebbe buttata via, perché è una foto che non ha
spessore, diciamo, da un punto di vista artistico, ma è una fotografia straordinaria dal punto di vista della memoria. Qui siamo alla cosiddetta alberata, sapete voi dove è l'alberata? Via Guadagnoli, via Luca Signorelli. Venivano, questa è via Guadagnoli qua dietro, sì. Vedete? Venivano Cicciveri, Luna Park, queste cose qui. Probabilmente, anche per... è stata fatta questa fotografia è una memoria storica. Quindi noi abbiamo, grazie anche al nostro amico Piero, che ogni tanto ha qualche idea buona, abbiamo ripristinato il concorso fotografico, il Trofeo Chimera, e una parte di questo Trofeo Chimera l'abbiamo dedicata a Piero Comanducci, proprio con una sezione speciale di Arezzo. Io veramente invito i nostri concittadini a partecipare a questo concorso. Come si fa a partecipare? Si partecipa facendo tutto un procedimento che è in internet. E fai le fotografie di Arezzo, le mandi a questo sito nel fotoclub Chimera, info@fotoclubchimera.it, che è l'email dove trovi tutto, anche il bando e via discorrendo. E queste fotografie, a parte c'è anche degli ottimi premi, perché chi vince il Trofeo Comanducci avrà anche un pranzo presso la Lancia d'Oro per due persone, per cui, insomma, poi chi vince anche il primo premio di Arezzo, immagine di Arezzo, avrà la possibilità di fare un viaggio, un box, da una notte, un weekend oppure nelle città d'arte aretine. Quindi partecipate a questo concorso. Basta avere una foto, diciamo, storica di Arezzo? Una foto attuale. Tra 50 anni diventerà una foto storica. Okay. Anche perché noi abbiamo tante fotografie di Arezzo, sì. Piazza Grande, Piazza Sant'Agostino, Santa Maria delle Grazie. Mancano i vicoli, mancano gli eventi, mancano quelle cose di apparentemente di poco conto, che però fanno la storia di una città. Ecco, volevo dire, sì, appunto, dei monumenti, ecco, fatene un po' a meno, perché, ecco, interessa di più la città, perché noi abbiamo pensato che i file fra 50 anni, chissà dove andremo a trovarli, no? Perché immaginate che il nonno c'aveva il telefonino, c'aveva un file, quindi noi stamperemo delle foto ogni anno e le metteremo da parte, quindi un centinaio di foto ogni anno che verranno messe da parte e fra 50 anni saranno la memoria storica di Arezzo. Questo è l'ingresso del manicomio. L'ingresso del manicomio, appena anche questo appena fatto, vedete. È rimasto uguale. L'università, ma più o meno è uguale. Sì, vabbè, è rimasto, cioè le piante sono cresciute, i colonnini non ci sono più, ma cioè, più o meno. Sembra è molto attuale questo, perché molto attuale, perché oggi ne sarebbe proprio una necessità enorme di questo. Perché purtroppo non esistono più queste cose. Però li troviamo fuori e quindi vabbè. Quindi, ecco. Questo che cos'è? Un pane della luce. Questa accanto invece, questa qui, ma questa è una foto molto importante. Nuovo Viale del Re, che poi diventerà via Bruno Bozzi. Viale Bruno Bozzi, e qui si sta scendendo giù verso il cimitero. Dalle nostre spalle, ma poi noi abbiamo altre fotografie che documentano tutta questa operazione, c'è lo squarcio delle mura Medicee. Perché purtroppo questa storia del nostri distruzione della nostra memoria storica continua anche oggi, però noi manteniamo la documentazione. Fai vedere com'era veramente. Bravo. Anche questo. Monumento. Questo che poverino non ha pace. Questo monumento non ha pace. Ma quando era qui, sì. Questo era collocato in Piazza Grande. Ma chi è che ha deciso di spostarlo? E qua? Lo sapete qua. Questo è successo. Allora, qui ci sono varie teorie. Perché qualcuno dice che non era attinente al regime, per cui non andava bene. I maligni invece dicono che davano via la lizza del Saracino, perché nel 1931 mi sembra più probabile. Fu fatto il primo Saracino, la lizza era in via di Seteria, sì. Per cui i cavalli non avevano la rincorsa sufficiente, era pericolosa. Allora, avevo l'idea di farla in diagonale nella loggia, però c'era il monumento che... Sai, mentre la colonna infame era molto più piccola, però queste sono dicerie. Io penso che forse dava noia alla casta del Saracino, perché noi sappiamo che già c'era allora. Noi sappiamo che esiste una casta del Saracino, quindi... Ecco, Santa Croce. Sì, no, sono due fotografie che sono interscambiabili, anzi sono collegate, perché queste siamo fuori Porta Trento Trieste, qui si intravede Porta Ferdinanda, questo che vedete è l'ingresso di allora del gioco del pallone, e queste erano dove ora c'è la scuola Pioborri, c'erano le scuderie granducali.
militari, tra l'altro, e qui, questo qui era il piazzale dove tenere i cavalli militari. Questo è invece un dettaglio, cioè un dettaglio di una fotografia molto interessante, perché vedete qua su c'è la zona di Santa Croce. Questa è la zona di Santa Croce, piazza Santa Croce, e qui si intravede la porta che è completamente scomparsa. Noi della Po, anzi, anche qui faccio un appello, se qualcuno ha una fotografia di porta di Santa Croce, ce la porti, perché noi abbiamo soltanto due dipinti molto belli, però sono due dipinti, non si riesce a trovare l'originale. Qui siamo naturalmente in pieno regime, anzi qui siamo gli anni del consenso, nel 36, tutti felici e contenti, questi balilla, poveri ragazzi che sfilano in Corso Italia, Piazza San Michele. Veramente... E le cose si ripetono probabilmente, no? Quindi siamo anche questa è una foto attuale, dai, forse diventerà attuale probabilmente, no? Quindi vedi, tutte le cose ritornano. E questa qui invece del 1955, un Vespa Club che con la Befana dei vigili urbani che allora usava, e sì. Qui siamo in piazza Guido Mono, questa è l'edicola che è scomparsa, l'edicola è il distributore di Torquato. Loro sono giovani, ricordagli come si faceva, il vigile urbano stava lì. Stava in piedi, come Alberto piedi, Sordi. Nel... Esatto. Bravo, il pizzardone che faceva, ma erano la manualità del vigile che diceva il traffico, era una cosa artistica proprio, erano dei movimenti, quasi un balletto, era un rito, e c'era tutta una tecnica particolarmente spettacolare, sì, è questa qui. Queste naturalmente, ripeto, sono pillole per ricordare. Sono le gocce di memoria, cioè, ma voi andate nel nostro sito. Qui vedo dei libri qui. Dove ci sono 2841 fotografie. Questo fu il libro fatto dal comune con gli iscritti del Novi. Fu la raccolta della prima mostra fotografica dell'archivio, che fu fatta a Guillichini, come dicevo prima. Che anno questo? Questa è del 1978. Poi dopo noi abbiamo fatto quest'altro, questo l'abbiamo fatto per il trentennale, e sono le nostre famose Arezzo 100 anni in foto, che veramente è introvabile, questa è la mia copia personale. Dopodiché facemmo, ora io ho il libricino, sì, ma una videocassetta che raccontava, è ancora interessante, qualcuno me la chiede, poi è diventata anche un DVD, che racconta proprio, è un viaggio che fa cioè un nonno con un nipote. Voi pensate, questa è del 2002, oggi è una cosa quasi normale, ma questa era avveniristica proprio la cosa, no? E questo nonno che racconta al nipotino, ma no, vedi, facevo così, e c'è tutto questo passaggio, l'accompagnamento nella città vecchia con questa cosa. E poi naturalmente quando facevamo i 40 anni, insieme alla Nazione che ne faceva 150, facevamo quest'altro libro, che questo riguarda Arezzo e le sue valli. Fu una raccolta che la Nazione fece con, mi sembra, 24 fotografie del nostro archivio. E poi all'interno del giornale c'era una serie di articoli, c'era di Mannino, e un saggio di uno storico aretino, Brezzi, la Fornasari, insomma, tutta Galli, tutta una serie di personaggi. E a me venne l'idea di fare questo, cioè, perché questa cosa uscirono di luglio, per cui anche furono poco apprezzate. Invece raccolte in un libro, Arezzo, ripeto, e anche se non mi sembra erano 14 fotografie di Arezzo e 8 della provincia, e ebbe un notevole successo anche questo. E quindi ancora, perché 50 anni ne va fatto un altro. Sì, in altri 50 anni abbiamo fatto questo. Abbiamo rifatto questo, abbiamo rieditato dopo grandi richieste, eccetera, eccetera. Abbiamo rinnovato Arezzo 100 anni in foto, aggiungendoci 100 fotografie e anche rinnovandole, perché quando facevamo 100 anni in foto, il primo nel 99, ancora il digitale non esisteva. Oggi invece, quando abbiamo fatto questo, abbiamo intanto trovato molte più, non soltanto fotografie, ma anche lastre di vetro originali, per cui molto più belle da un punto di vista di qualità, eccetera. Abbiamo sostituito tante fotografie e abbiamo fatto nuovo completamente. Ora qui ci sono 461 fotografie. Quindi compratelo, fatelo comprare, fateli pubblicità. Quindi ecco, la storia del fotoclub, quindi è una storia, diciamo, molto molto importante, perché il fotoclub ha fatto molte molte iniziative, quindi purtroppo, come in tutte le cose, ci sono stati dei momenti, diciamo, importanti e dei momenti anche di crisi. Quindi ecco, era infatti un momento in cui, diciamo, sembrava che dovesse addirittura chiudere a un certo periodo, però io e Glauco ci siamo rimboccati le maniche
e probabilmente è stato il momento in cui, diciamo, si è ridato un po' di fiato al fotoclub, perché furono gli anni 2000, quando erano? 2004. Noi abbiamo avuto, questo è l'archivio, noi abbiamo parlato dell'archivio, come ho detto all'inizio, è un'eccellenza, sì. Però non c'è solo questa. Noi abbiamo appunto il concorso Trofeo Chimera, che è durato per 22 anni, poi l'abbiamo interrotto, l'abbiamo ripreso, oggi siamo al 27esimo. Questa è la locandina del concorso che abbiamo già lanciato in questi giorni, vedete, abbiamo messo anche questi eventi straordinari che dovrebbero invogliare gli aretini a fare le fotografie, ma anche quelli di fuori. Tra questi eventi ce n'è uno che ci interessa particolarmente, la foto antiquaria. La foto antiquaria, nata nel 1986, è stato il nostro, come dire, la nostra cassaforte, devo essere sincero. Fino al 2004 noi non avevamo problemi diciamo, economici, ci siamo sempre autogestiti, come se fosse una piccola microimpresa. E probabilmente questo non è che fosse molto gradito al potere, perché chiaramente, sapete meglio di me, c'è sempre bisogno di una rappresentanza. Io purtroppo sono fatto male, cioè prima le cose le faccio e poi le dico, e di conseguenza questo ha creato sempre un po' di questioni. La foto antiquaria è andata benissimo fino al 2004, perché avevamo uno sponsor eccellente, la Leica. Cioè noi eravamo un po' Arezzo, era un punto di riferimento per la Leica, che sapete bene è la Ferrari delle macchine fotografiche. Poi nel 2004 cominciò la crisi, la Leica ci lasciò come sponsor, noi avevamo anche messo a parte qualche soldino, però la cosa andava male, se non veniva questo signore a ridarci una mano, perché noi siamo sempre stati in contatto, diciamo che siamo fratelli diversi. Abbiamo dato l'altra foto antiquaria, abbiamo dato appunto lo scoop che lui mi ha rivenduto la macchina fotografica che io gli avevo venduto 40 anni fa. 50 anni fa. Quindi Ferrari nuova ancora. Bella. Ci conosciamo da quei periodi. Quindi, per carità e quindi volentieri ho dato una mano a cercare di riportare in su. Aveva promesso che ci dava una mano perché andava in pensione. Col cavolo. Non è andato in pensione, però la mano. Però la mano lo dà. Allora, ricordiamo questo concorso, chi diamo l'indirizzo email chi vuole partecipare. L'ultima cosa che voglio dire è questo, come dicevo, questo concorso. Vedete, qui c'è foto antiquaria. Io a aprile ho detto che la foto antiquaria finiva. Invece? Non è che non finisce. Cioè, siccome sono due edizioni all'anno, evidentemente una volta partiti con una si fa anche la seconda. Però io vorrei chiarire che non è che finisce la foto antiquaria, finisce la mia gestione della foto antiquaria, perché sono veramente stanco. Vorrei chiarire il concetto, non ce l'ho con nessuno. È un problema di burocrazia, è diventato, voi pensate che ci rilasciano un'autorizzazione con queste norme di sicurezza, sì. Con 31 punti, tra cui ci vuole la sorveglianza, gli estintori, di più. In più ora verranno fuori anche altri aspetti burocratici e amministrativi, la fattura elettronica. E quindi per noi, cioè, capite che diventa impossibile, è una gestione di carattere quasi quindi io sono disponibile, sono disponibile a regalarla, noi abbiamo deciso come fotoclub di cessare l'aspetto burocratico e amministrativo del fotoclub e farlo diventare un'associazione culturale e basta, senza più partita IVA, senza più fatture, e continuare a fare la nostra attività. Le mostre che facciamo tutti i mesi, anzi se avete lo vedrete anche, avete le fotografie della prossima mostra collettiva che verrà fatta ad agosto, sono 48 foto veramente straordinarie, la qualità ottima. Voi come Arezzo TV avete visto come si organizza anche una mostra per voi, siamo disponibili anche per l'esterno. Quindi questo abbiamo organizzato questa grande mostra, che era quella di appunto quelli di Arezzo TV. Una grande mostra che spero vi abbia soddisfatto. E noi stiamo organizzando tutti i mesi, con grandissimi sacrifici, una mostra all'interno della sede del Foto della Chimera. Perfetto, io vi ringrazio molto di questi cartoline davvero artistiche che ci avete fatto vedere, che ci hanno riportato un Arezzo che magari in molti neanche conoscono. E anche grazie sprazzi di memoria. Sprazzi di memoria, no, assolutamente. Appunto, comunque, quando voi avete gli intervalli, sapete che fare, entrate nel sito e le proiettate. Le fate girare così. Magari all'intervallo, no? Ma siete anche voi, avete il sito digitale. Cioè, quindi, invece delle pecorine. Fate vedere Arezzo vecchia. Grazie a Piero, grazie a Glauco, alla prossima settimana.